Felice mercoledì da Idea Web TV, un caffè fuori campo come ogni settimana dal Dramma 3, una nuova puntata che sarà interamente dedicata alla Lega Pro, quindi a Cuneo e Bra, una nuova puntata che si apre parlando dei biancorossi, biancorossi che ancora hanno rimandato l'appuntamento con la vittoria, una vittoria che manca ormai da 2 mesi. Un pareggio 0-0 in casa del Delta Porto Tolle, anche condito da un po' di sfortuna. Ovviamente era fondamentale fare i 3 punti per muovere e di molto la classifica, ne è arrivato solo uno con i soliti problemi di finalizzazione, comunque ne parleremo. E per commentare questa partita è con noi Francesco Anacura, numero 1 biancorosso. Ciao a tutti. Che è tornato a trovarci, tu eri venuto a inizio stagione, quindi sono successe tante cose in questi mesi. Allora, la partita con il Delta, uno 0-0 che ovviamente un po' vi sta stretto, perché quando si prendono 2 traverse un po' di rimpianto c'è, però ecco, a parte la sfortuna, secondo te cosa è mancato? Solo la sfortuna o qualcosa nella vostra prestazione non c'è stato? Ma guarda, ti dico, la fortuna ha giocato un ruolo importante, perché 2 traverse direi che si commentano da sole. L'unica cosa che possiamo recriminarci magari è il fatto di non essere troppo determinati sotto porta, cioè il fatto di arrivare lì e ci manca sempre quel qualcosa in più, che infatti ci ha penalizzato fino ad ora, perché non abbiamo davvero, troviamo grosse difficoltà nel segnare e nel chiudere le partite. L'unica cosa è questa, credo, proprio la determinazione sotto porta, perché comunque abbiamo costruito, abbiamo creato, abbiamo espresso per quanto si potesse un bel gioco, ma è proprio la toccata vincente che manca. Sì, anche perché comunque ricordiamo che è stato segnato un gol nel 2014 da Cristini, quindi non da un attaccante, per il resto 0 reti, e quindi questo è un problema che si protrae ormai da troppo tempo. L'abbiamo già detto in passato, gennaio è il mese nero del Cuneo nelle ultime stagioni, in generale l'inverno nelle ultime stagioni non sta portando benissimo, problemi a segnare e soprattutto adesso problemi anche proprio di uomini in campo, perché Gomez si è fatto buttare fuori, starà fuori 2 giornate, Gerardi è infortunato e quindi adesso rimangono Fanucchi e Lauria, non proprio una coppia d'attacco che ti può garantire tanti gol, nonostante Lauria sia un giocatore di qualità, bravissimo, seconda punta, Fanucchi è un trequartista, quindi ovviamente adesso poi dovrete giocare la prossima partita con questo duo, se non ci saranno magari delle invenzioni da parte di Mister Rossi, rischia di essere un po' un complesso questo del gol, perché adesso bisogna cominciare a vincere, perché si sta allontanando anche un po' la zona spareggio, addirittura la zona salvezza è già abbastanza lontana, la zona spareggio è ancora 4 punti, però se non si vince la si può salutare. No, ti dico, ovviamente sì, potrebbe penalizzarci il fatto di non avere un attaccante di ruolo, però per quanto riguarda la nostra situazione, infatti come hai detto tu, l'unico gol che abbiamo fatto l'ha fatto Cristini, credo che comunque sia, come hai detto, Lauria è un giocatore di ottima qualità e Fanucchi è comunque secondo me un leader che magari non si è espresso al meglio fino ad ora, ma sono sicuro che col tempo, che vabbè è veramente poco, però possa darci una mano, quindi sinceramente non sono preoccupato, perché se dovessero giocare loro due sono 2 giocatori in grado di fare la differenza. Poi puoi anche segnare tu il rovesciato, basta che entri, esatto, dentro sta palla, cioè, perché... senso, poi il problema sicuramente non è ovvio, penalizza giocare senza attaccanti, ma in questo momento va bene il gol di chiunque.
Poi ricordiamo che se fai i gol in rovesciata verrà di nuovo ospite per poter raccontarsi perché eri in attacco a fare il gol in rovesciata. No, a parte tutto, sì, il Barcellona insegna, adesso non facciamo paragoni scomodi, il Barcellona insegna che giocare senza attaccanti si può, a patto che il meccanismo funzioni. Il dubbio che viene a chi da fuori vede le partite è che forse il meccanismo è l'uso di perché tutti prima a Tandosso, Torri e Martini che non segnavano, però la direttore Martini non c'è stata sta grossa, queste grosse variate, quindi c'è la possibilità che sia magari non proprio solo il ruolo dell'attaccante in sé, ma magari c'è qualche meccanismo che non sta funzionando dov'era, perché si dice che quando prende gol la squadra è colpa di tutta la squadra, perché il primo difensore è l'attaccante. Però secondo tutti, tranne Zeman. Però quando una squadra non fa gol, la colpa è anche partire da dietro, magari, quindi non favorire il gioco palla terra o esaltare le doti degli attaccanti, perché mi ricordo ad esempio l'anno scorso tu non c'eri, mancava Torri, si giocava palla alta per Martini, che povero Marco non può stare lì a prenderla. Ordinare, magari se c'era Torri invece si giocava cerca la palla in profondità. Sì, che è una cosa che è un po' mancata quest'anno, almeno per quello che ho potuto vedere io, è proprio quel tipo di occasioni che sono però pulite, che il giocatore è messo nelle condizioni perfette anche per segnare, perché due traverse sì, però due traverse in azione magari di mischia, su calcio piazzato, un rimpallo, la cosa, che ovviamente contano perché sono sempre due traverse. La differenza con le occasioni, però vedere l'occasione in cui magari la combinazione ti permette di arrivare davanti al portiere in maniera pulita, quella un po' forse è mancata, quindi sì l'occasione ma magari non costruite con quella pulizia che ti permette di arrivare facilmente in porta. Ecco, c'è questa sensazione? No, guarda, io ti dico la verità, secondo me il problema rimane la determinazione e la cattiveria, perché nel senso ok, questo girone di ritorno sicuramente in modo palese abbiamo fatto un solo gol, quindi manca proprio, ma anche con anche prima, le due ultime partite del girone di andata, non abbiamo mai, e dico mai veramente, capitalizzato tutte le occasioni che abbiamo creato, e ne abbiamo create veramente tante, cioè io mi ricordo per esempio la partita col Mantova, l'ultima partita a Verona, abbiamo fatto partite in cui abbiamo giocato, creato e fatto però un solo gol. Anche col Sant'Arcangelo, se non sbaglio. Traversa di Corsetti, non mi sembra. Aveva preso una traversa da Corsetti forse, o Sant'Arcangelo. No, Ruggeri aveva preso, preso una traversa, sì. Col, anche, ecco, per salutiamo esempio, Corsetti che ci guarda da lontano. Ha segnato. Ah sì, ecco, questo non diciamolo ai tifosi che se no... Perché ha segnato lui, ha segnato Tempesti. Basta. Martini che è ancora fuori, ancora svincolato. Torre ancora infortunato. Cioè, gli ultimi giorni. Speriamo che non per lui, però che se trova squadra e segna, veramente ci si può impiccare tutto un suicidio di gruppo, perché... Direi che allora è proprio... Bocca al lupo qualsiasi squadra, poi ovviamente troverà il buon Marco. No, e comunque sì, credo sia questo, il fatto di non aver mai capitalizzato le occasioni, perché e questo ci ha tolto ovviamente tanti punti, perché col Manto abbiamo pareggiato e non abbiamo quindi preso i tre punti, stessa cosa è successa a Verona l'ultima giornata del girone di andata. Queste partite del girone di ritorno sono andate su quella falsa riga, nel senso che non abbiamo forse anche creato sì un po' meno di meno occasioni nitide, ma anche quelle poche che abbiamo creato, vedi Sant'Arcangelo o comunque anche non lo so, Domenica, Porto Tolle, Pergolettese dopo l'1-1, bravissimo, esatto, non siamo riusciti a capitalizzarli, quindi a doverci accontentare del punto. Sì, anche perché poi non è facile buttarla dentro quando magari sei in situazioni per esempio come con la Pergolettese in cui sei costretto a rimontare e quindi giochi con ancora una foga maggiore, in cui magari appunto le occasioni sono create diciamo per inerzia, gettandosi in avanti con magari la rabbia e l'orgoglio, però anche lì in quel caso frutto magari non del gioco ma della rabbia, ecco, quindi ovviamente quello è un problema che è difficile anche da risolvere. Sì, ti dico, la foga di voler recuperare, ma più che altro il fatto magari... Meno male che c'è, ecco, esatto, quello sì. Assolutamente, ci mancherebbe un segnale del fatto che comunque la squadra ci tiene e vuole far bene, però
ad essere sinceri, magari il fatto di giocare una partita in cui non demeriti e poi per una palla comunque sia un po' così, un po' mezza e mezza, prendi un gol dopo 5 minuti all'inizio del secondo tempo, parlo appunto della pergoletta, ovvio che destabilizza un po' la squadra. Lì è stata una reazione forte e, che ci ha permesso di trovare il pari, e ci è mancata ancora una volta però la lucidità necessaria per portare a casa i 3 punti. Tutti dicono che mi trovo d'accordo, è che una squadra ha bisogno di rodare i propri meccanismi per poter andare. Quindi quest'anno tu sei uno dei pochi reduci, tra virgolette, della gestione sportiva, ha vissuto praticamente 2 estati, perché ha creato una squadra ex novo, solo pochi in estate dalla passata stagione, è giunto al mercato di gennaio, ha fatto un'altra audizione. All'ultimo giorno, in pratica. Sì, praticamente nell'ultima ora di mercato. E così secondo te, non dico se poter gestire meglio, perché non tocca a noi dirlo, e quindi non è una cosa che, certo, che mi interessa particolarmente, hanno avuto i loro buoni motivi, però si sente anche un po' questo, il fatto di partire con una squadra, un'idea di gioco, poi arrivi a metà comunque in una situazione sì, non bellissima, ma comunque di metà classifica, cambiare tutto, cambiare giocatori, cambiare moduli, infortuni, tipologie di gioco e ripartire di nuovo. Secondo te questa è stata una cosa che vi ha penalizzato? Perché l'impressione da fuori è che il Cuneo non sia una, siano tutti ottimi giocatori, giocano nella stessa squadra. Ma non sì, ho capito cosa mi... Guarda, ti dico, io sinceramente credo che sia, cioè, inizio anno mister Sottile abbia creato una squadra insieme al direttore Artico, secondo quelle che erano le sue idee, secondo quello che era il suo calcio. Non credo, almeno parlo per quanto mi riguarda, comunque anche per la squadra, non credo che abbiamo fatto un brutto girone di andata, ovvio abbiamo lasciato punti in modo non molto intelligente, un po' per la sfortuna, ma comunque abbiamo espresso per lunghi tratti un bel calcio, cosa che in questa categoria sinceramente non ho visto spesso. Poi ovviamente però la cosa che conta sono i risultati, quindi la società ha ritenuto fosse meglio così, e nel momento in cui magari arriva un nuovo allenatore e si trova davanti una squadra che non ha creato lui, credo sia normale che poi voglia magari cercare di prendere quelli, cioè giocatori che funzionali al suo gioco, esatto, magari che potessero più avvicinarsi di più a quello che era la sua idea di gioco, la sua idea di calcio. E il fatto che sia arrivato credo alla seconda Sant'Arcangelo, che era già il 10, il 12, sì, adesso non mi ricordo la data esatta, 12, il 12, ecco sì, perché abbiamo giocato il 5, in 20 giorni neanche ha dovuto cercare, trovare giocatori che magari rispecchiassero appunto la sua idea di gioco. Considerando anche gli obiettivi mancati, quelli che richiesti e non che non sono potuti arrivare, sì, però c'è un'idea completamente diversa del calcio rispetto a sé. Sì, sicuramente. Volevo aggiungere che comunque credo che il fatto che ci sia stata, chiamiamola rivoluzione tra virgolette, non abbia influito molto, perché comunque sia i giocatori che sono arrivati per la maggior parte sono giocatori di grande esperienza, di tutto rispetto, quindi sanno benissimo qual è la situazione. Quando si va in campo, si va comunque in campo tutti con un solo obiettivo, che ovviamente è quello di vincere la partita e cercare di salvarsi o perlomeno raggiungere gli spareggi. Ecco, c'è stata questa rivoluzione, però tu comunque continui a essere veramente cardine della difesa e soprattutto tu sei molto giovane, però hai dimostrato di essere nettamente all'altezza del tipo di campionato, perché anche domenica 2 o 3 parate veramente, veramente importanti, e comunque si sommano ad altre parate che hai fatto e che magari hanno permesso alla squadra di raccogliere magari solo il pareggio, 1-0-0, 1-1, però intanto di evitare delle sconfitte. Direi che l'approccio fra i professionisti
è ormai pienamente superato, no? Ti ringrazio veramente. E no, guarda, ti dico sinceramente sì, sono tra virgolette contento di quello che è stato il mio approccio a livello personale, perché ovviamente essendo il primo anno tra i professionisti uno non sa cosa va incontro. Devo dire che comunque la società, l'ambiente, anche i tifosi da subito mi hanno accolto benissimo, mi hanno trattato veramente bene, mi ha semplificato molto le cose. Io dal mio punto di vista, cioè, per quanto mi riguarda, cerco sempre di fare il meglio, di dare tutto me stesso, perché comunque sia ho sposato quello che è un progetto e ci terrei particolarmente, appunto anche perché è il mio primo anno tra i professionisti. Ecco, una retrocessione non credo sia il miglior modo di iniziare quella che potrebbe essere la mia carriera. Hai ricevuto altre bottiglie di vino dopo aver parato rigore a Bassano, o però ci siamo fermati a quella? Ci siamo fermati perché non ne ho più preso uno. Sì, diciamo che la tua stagione, cioè la bontà della tua stagione è anche evidenziata dal fatto che i tifosi stravedono per te, cioè sei uno dei pochi che non ha mai subito una critica, e quindi questo fa assolutamente ti fa onore. Visto che i tifosi del Cuneo sono criticoni, chiamola così, però in una situazione così è anche concepibile magari un po' di nervosismo. Quindi non possiamo dargli torto completamente. E tornando un attimino alla stagione, tu hai detto che sei soddisfatto di questa tua prima annata. Tu sei in prestito, ovviamente, dalla Juve e in proprietà col Parma, sì, giusto? Una cosa un po' complicata. Sì, sono in... non lo so. No, sono sì, con proprietà. Credo in prestito dal Parma, però. Ah, ok, perfetto. Ecco, si stadio come adesso, so che è una cosa che tabù. Attualmente è tabù, però si è già mosso qualcosa per il prossimo anno, nel senso, visto che le due società professioniste così avranno sicuramente delle idee per te. Cioè, è tutto vincolato al fatto di rimanere in C unica, oppure magari c'è qualche cosa già che si sta muovendo? Chiaramente so che è difficile fare. Ma in caso di salvezza magari il rinnovo del prestito. Esatto. Sarebbe una brutta idea, perché la C dell'anno prossimo ci metterei la firma adesso per un altro anno in C qui. No, assolutamente sarebbe, ma a parte, cioè per me sarebbe veramente una cosa positiva, ma al di là di quello ti dico, per quanto riguarda l'anno prossimo, sinceramente non so ancora niente, perché nessuno, cioè non mi interessa neanche saperlo, visto che comunque c'è ancora tempo. Io penso sinceramente, ma non è la solita frase fatta, adesso davvero penso solo a giocare, perché credo che in questo momento sia fondamentale pensare a quella che potrebbe essere una salvezza a questo punto veramente storica ed epica, piuttosto che pensare a me stesso, che comunque sia una retrocessione non gioverebbe per niente alla mia appunto carriera, diciamo. E quindi sono, da quel punto di vista sono abbastanza, cioè, tranquillo, perché non ci penso, cerco di non pensarci, anche perché le persone intorno a me, anche il mio procuratore che mi segue, mi ha sempre detto di star tranquillo, che per queste cose c'è tempo e non è questo il momento per discuterne. Sì, anche perché un contratto con due squadre, a metà tra due squadre come due palle, e garanzia di essere tenuto in considerazione. Domenica affronterete il Forlì in una gara che adesso torniamo in mezzo interno, bisogna vincere per forza. E lo diciamo già da ormai un mese e mezzo per ogni partita, adesso speriamo che... Continuiamo a dirla, però, perché non possiamo parlare di meno, considerando il fatto che ne parleremo dopo, andremo in trucco. Ibra comunque andrà contro il vostro attuale punto di riferimento. Punto di riferimento per gli spareggi e la torre. Quindi noi speriamo che il Bra faccia il miracolo e vinca con la Torres a Torres. Ci sono riusciti ben pochi quest'anno, il Cuneo alla prima giornata forse e basta, a vincere a Torres, quindi credo che l'impegno sia gravoso. Andare al meno 7 sarebbe non forse la fine, ma quasi, direi. Sì. E quindi bisogna, cioè, quali sono, ci state pensando anche a questa cosa, sia voi, che ne mancano tanti,
magari parleremo dopo di De Setti. Anche fuori lì però pare che non sia in una situazione proprio ottimale, perché se non erro saranno tre squalificati e tre giocatori in forze per infortuni, quindi l'occasione, come è stato anche quando la Vicenza è di nuovo. Guarda, ti dico, non so ancora bene come siano messi loro, perché di solito ne parliamo verso giovedì, venerdì con la squadra di queste cose. Ti posso dire che sicuramente ok, può agevolarci assolutamente, ma il problema vero sarà come entriamo in campo noi, perché credo che abbiamo dimostrato in più di un'occasione che se entriamo in campo con la mentalità giusta, con la voglia di dimostrare di giocare a calcio, perché siamo una squadra che è in grado di giocare a calcio, non esistono avversari in grado di poterci battere. Mi ricordo per esempio la partita col Bassano, con l'Alessandria, cioè squadre molto molto forti, lo dice anche la classifica, che però quando hanno incontrato il Cuneo, che è veramente il vero Cuneo, e non hanno avuto scampo, diciamo. L'idea un po' mia, che magari è sbagliata, è quella che mentre tutte le altre squadre dal mercato invernale abbiano trovato del giovamento, quindi Torre, quindi Alessandria, eccetera, il Cuneo non ci sia stato quello switch. Però questo è legato anche agli infortuni di cui parliamo adesso, perché l'Alessandro strappo, e quindi sarà strappo penso almeno un mese. Sì, credo come minimo. Camilucci ancora 2 settimane. Girardi fuori. Bertonelli che non sta giocando. Ruggeri che non sta giocando. Poi c'è l'altro, il Gomez è squalificato. Quindi sarà un'incognita la formazione. Ma proprio da terra all'otto. Amlili che ha appena recuperato. Amlili è sicuramente un bel rinforzo per il centrocampo, assolutamente. Ecco, come so che la formazione la decidete, la decidono sul fine di settimana, però avete già provato qualcosina, magari ce l'avete anche magari senza dircelo, però non ci sarà. Cioè, però c'è qualcosa che voglio in mente. No, perché sarà comunque interessante anche vedere se mister confermerà questa difesa a 4 un po' atipica, con Mucciante a sinistra, che comunque è un centrale adattato a terzino, o magari deciderà di tornare alla difesa 3 con poi gli esterni classici, magari un Cristini sulla tre quarti, no? Guarda, io sinceramente non ti so dire, ma non perché non voglia, perché oggi abbiamo fatto solo lavoro fisico, essendo la ripresa, e non abbiamo assolutamente provato niente. Credo sinceramente che, è una mia opinione, sì, che il mister tenga lo stesso modulo, perché comunque sì, abbiamo espresso un buon gioco a Porto Tolle, siamo stati una squadra bella solida e compatta. Ovvio la mancanza di Gomez, che è una punta di ruolo, può influire, ma se la squadra gira, però esatto, diciamo che uno esatto, può come modulo, comunque, anche perché appunto non abbiamo preso gol, siamo stati compatti in difesa, ed è un punto importante ovviamente, perché per vincere le partite bisogna iniziare non prendendo gol. E per quanto riguarda invece il Mazzini davanti, credo sì che potrebbe provare, come ha già fatto Cristini, sulla tre quarti, e Fanucchi Lauria, sì, come due punte. Comunque tutta da scoprire, perché Fanucchi non l'abbiamo ancora visto da punta, mi sembra, quest'anno, prima punta. Sarà quindi molto interessante, perché potrebbero esserci nuove soluzioni di gioco. Adattando San Cristini, sì, che lui è l'ennesimo cambio di ruolo. Nel caso ci fosse una tua squalifica, un infortunio di Gagliardini, Cristini è pronto anche ad entrare fra i pali. No, quindi sarà sicuramente interessante, perché bisogna ricordare che anche uno come Lauria, ecco, forse Lauria è stato, anche perché giustamente Camellucci si è infortunato, Girardi si è infortunato, però Lauria è stato un acquisto azzeccato, soprattutto perché vi dà la possibilità anche di essere molto pericoloso sui calci piazzati, perché lui direttamente o indirettamente nelle ultime due partite ha creato da fermo un bel po', perché ricordiamo che le due traverse sono state prese su calci piazzati tirati da lui.
Ecco, sotto questo punto di vista, poi ti lasciamo andare, in allenamento si è provato tanto lo schema su calcio piazzato con lui protagonista? Sì, assolutamente, il mister si è accorto subito, ma come tutti, delle sue qualità nei calci piazzati, del suo tiro, e ha impostato molti dei nostri schemi su di lui, basandosi sia appunto sul suo calcio. E comunque sinceramente credo che, al di là degli infortuni, che quella fanno parte del calcio, gli acquisti siano stati azzeccati, e credo tutti quanti, perché comunque dietro sono arrivati due centrali come Siniscalchi e Rinaldi, che sinceramente mi stanno aiutando tanto, perché sono due ragazzi. E Ungaro? Non ci sono possibilità di vederlo magari a breve, o ancora forse non è ancora entrato bene, problemi fisici lui? No, non lo so sinceramente, ovvio che avere davanti appunto Siniscalchi e Rinaldi chiude un po' tutte le porte, però Montorsi invece? Montorsi ha avuto anche lui un po'. Mi sembrava mancasse ancora qualcuno. No, ha avuto un po' di acciacchi, io lo conosco perché ci ho giocato contro Primavera. Gli nazionali. E comunque credo sia un giovane di grande prospettiva, molto tanta qualità. È anche uno che speriamo di vedere, almeno per questa. Ma sono problemi a lungo termine o sono degli acciacchi? Sta allenando? Sì, okay. Tranquillamente, tutto a posto adesso. Speriamo almeno per questo rush finale di avere la rosa più o meno al completo, perché ormai le partite diventano poche e bisogna vincere, perché ne parlavamo poi fuori onda. Adesso voi avrete un calendario che sulla carta vi dà la possibilità di accumulare punti, perché ricordiamo Bra, Castiglione, Bellaria, tutte pareti che dovete ancora affrontare e dai quali ci si aspetta ovviamente tanto, e che non ci si può permettere di sbagliare. Ricordiamo che all'andata due pareggi con Castiglione e Bra che ancora pesano. Comunque questi sono discorsi che si faranno più là. Ricordiamo che domenica seguiremo la partita direttamente dal Paschiero, con la solita diretta testuale minuto per minuto, poi tutti gli approfondimenti e le interviste, così come per il Bra che giocherà a Sassari. Allora, ti ringraziamo, mi raccomando, in bocca al lupo per domenica, sperando di vedere il ritorno alla vittoria dopo tanto tempo. Grazie. Grazie.